Allora adesso vi faccio vedere come faccio gli stuzzichini per l'aperitivo. Allora, la pasta sfoglia e mia figlia sta mettendo il formaggio spalmabile su ogni base di pasta sfoglia. Su ogni sfoglia ho messo del salmone e qui dei gamberetti. Adesso con quest'altra parte della sfoglia coprirò questa parte qua e questa parte qua. Adesso vi faccio vedere. Ho coperto sia il salmone che i gamberetti con la sfoglia, ho sigillato bene i bordi e adesso vi faccio vedere come realizzerò diciamo, gli stuzzichini per l'aperitivo. Ho tagliato a rettangoli, vedete, questa sfoglia. Allora, li ho attorcigliati su se stessi, vedete? E li ho messi su una placca del forno. Adesso con l'uovo sbattuto e il pennellino li spennellerò tutti quanti. Ho messo anche della granella di pistacchi. Quest'altra sfoglia ripiena di gamberetti la andrò a spennellare con l'uovo sbattuto per l'intera superficie. Aiutandomi con questa, ho tagliato a pezzettini, vedete? Guardate, sono dei quadratini. Ho tutto spennellato tutto con l'uovo e ho messo su la granella di nocciole. Vi faccio vedere un'altra preparazione sempre per l'aperitivo, per gli stuzzichini per l'aperitivo. Questa non è la pasta sfoglia, ma bensì è la base per pizza. Allora, l'ho stesa per bene e ci ho spalmato anche qua sopra, su tutta la superficie, il formaggio spalmabile. E adesso ci vado a mettere il tonno sgocciolato. Vedete? Ho messo il tonno su tutta la superficie. Ho ripiegato la base per la pizza diciamo, su se stessa. Adesso vado a sigillare per bene tutti i lati. Taglio con la rotella e formo dei rettangoli e ho spennellato anche con l'uovo sbattuto tutta la superficie. Ho formato delle specie di caramelle pizzicandole in mezzo, vedete? Ho spennellato con l'uovo sbattuto e adesso ci vado a mettere la granella di mandorle. E anche le caramelle con il tonno, con formaggio spalmabile e tonno, sono pronte per essere infornate. Ho messo tutte le preparazioni in forno a 220 gradi per 25 minuti. Queste qua sono con il tonno, queste con il salmone e più sotto e questi qua con i gamberetti.